Benvenuti a Dialogando. Siamo in compagnia di Roberto Cazzolla Gatti ed è un esperto di analisi della biodiversità e fotografia naturalistica. Benvenuto a Dialogando. Grazie. Allora, ehm, lei ha scritto un libro che si chiama Ambienti, flora e fauna delle Murge di Sud-Est. Viaggio nella natura tra Bari e Taranto. Lei dice che nell'introduzione di questo libro che è, è, un, è stato un lavoro lungo e faticoso, eh, ma di grande soddisfazione. Ci può spiegare di che si tratta e perché poi alla fine è stato contento di dei risultati? Sì, ehm, diciamo l'idea originale che ha portato poi a questo risultato eh, è stata quella di, eh, pura e semplice eh, in qualche modo, di voler conoscere eh, le bellezze presenti sul territorio. In realtà spesso si, eh, si immagina di, eh, di non avere intorno alle proprie abitazioni, al territorio locale, eh, una gran varietà eh, di specie in realtà abbiamo scoperto, e poi questo libro ne è la testimonianza, che eh, le, il territorio delle murgie di sud-est ospita una interessantissima flora, una interessantissima fauna e una varietà straordinaria di ambienti. Il lavoro è stato faticoso perché ha, eh, diciamo, si è svolto in tre anni. Eh, di cui eh, il primo anno l'abbiamo impiegato per ricercare tutto ciò che era già stato realizzato sul territorio, eh, per comprendere quali luoghi sarebbero stati più interessanti da esplorare eh, da e quindi da documentare, per eh, organizzare eh, la, eh, il gruppo di lavoro scientifico che poi ha eh, svolto concretamente in campo. Le ricerche. Come si sono eh, svolte queste ricerche? Eh, noi avevamo la fortuna di avere un gruppo interdisciplinare, quindi composto da biologi, esperti di eh, scienze naturali, geologi, eh, che hanno dato il loro contributo. Mm, organizza, abbiamo organizzato una serie di uscite, eh, spesso di domenica, perché il tutto è stato realizzato veramente a costo minimo. Abbiamo cercato di eh, salvare più risorse possibili economiche, anche perché eh, purtroppo la crisi nel settore scientifico. Eh, segue di pari passo la crisi nel settore economico e quindi i fondi destinati a questo tipo di lavori sono veramente eh, molto scarsi eh, ciò che ehm abbiamo uh, uh, proposto è di uh, uh, avviare uno studio capillare del territorio con un gruppo uh, che uh, come dicevo di domenica in domenica uh, andava nei luoghi, quindi siamo andati in questi luoghi interessanti e ci siamo mossi a catalogando tutto quello che potevamo, cioè quanto più possibile. Come è riportato nella prefazione del libro, la natura è così varia e, uh, e, uh, e diversa che uh, Veramente tutto è impossibile. Noi abbiamo cercato di eh, inserire quanto più possibile. Eh, per fortuna, dopo tre anni di grandi sacrifici, anche eh, abbiamo, ottenuto, eh, abbiamo rimesso insieme tutti i dati per poi eh, pubblicare questo libro che eh, l'editore Adda con entusiasmo ha, uh, ha pubblicato. Quindi non ci sono, questo non è soltanto un elenco delle bellezze, ma anche la chiave per scoprire queste bellezze. Che cosa trova il lettore nel libro e a chi si rivolge il volume? Beh, come un po' recita il sottotitolo, la guida è una guida veramente ad ampio spettro, nel senso che eh, abbiamo voluto impostarla come una base su cui partire per il futuro, eh, per i ricercatori che vorranno approfondire le ricerche perché sono presenti eh, oltre mille specie documentate con eh, oltre 300 immagini eh, di, 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 di farfalle, orchidee, di tutto quello che abbiamo potuto eh, riscontrare sul territorio, ma anche per gli amministratori locali che dovranno organizzare poi le attività e programmare eh, la gestione del territorio eh, per il semplice turista che viene qui e spesso si trova in difficoltà perché il problema è che eh, non sempre c'è un, uh, un adeguato supporto uh, al turista quindi spesso uh, arrivano stranieri sul territorio non sanno bene dove muoversi dove andare ecco noi abbiamo voluto concentrare in un unico volume forse in maniera un po' ambiziosa speriamo di esserci riusciti però uh, in qualche modo l'idea era questa, dare quante più informazioni possibili ad un ampio spettro. Ma perché diventa una vera e propria guida per il turista che vuole visitare quei luoghi? Esatto, sì, perché eh, una sezione in particolare, eh, un'intera parte del libro è dedicata non solo alla descrizione a sé stante, quindi dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico, naturalistico dei territori, ma eh, a una divulgazione eh, per eh, l'utente comune, insomma, la persona che si approccia per la. Volta o a questo territorio, o in generale tematiche ambientali, e per il turista che eh, seguendo gli itinerari ci sono, sono proposti ben oltre 11 itinerari all'interno eh, del volume. E quindi il turista che ha voglia di, eh, di andare a vedere con i propri occhi tutto quello che viene documentato in questo volume può farlo seguendo delle indicazioni molto precise, quindi senza il rischio di perdersi, con una tempistica molto eh, dettagliata, con un itinerario anche eh, individuato sulle mappe satellitari. Delle oltre mille specie censite, molte sono in pericolo per le attività distruttive compiute dall'uomo. Di che si tratta e quanto sono importanti queste specie? Ecco, quello che. E che cosa si vede? Eh, eh, abbiamo appena visto una testuggine di erman eh, fra appunto le specie proprio rare e minacciate. Purtroppo il prelievo in natura di questi esemplari, molti ancora le posseggono a casa, le, 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 le hanno lì nei balconi, nelle terrazze, ha causato un rapido declino di queste specie, ma non solo, anche la gestione del territorio, eh, lo sviluppo dei, dei territori agricoli a discapito delle foreste o il taglio ceduo costante la ceduazione, seduazione. Taglio ripetuto del bosco, eh, causano purtroppo provocano eh, danni e disagi per le specie un po' più vulnerabili, come appunto questa testugine, testugine di Herman che è endemica del territorio, fra l'altro in Puglia, e eh, di altre specie che abbiamo potuto con molta sorpresa in realtà eh, rilevare mentre effettuavamo questi, questi sopralluoghi. Eh, parlo ad esempio di una nuova specie di orchidea documentata. Ah. Eh, quindi un raro esempio, due nuovi coleotteri non noti alla scienza, non ancora classificati e uno non si aspetterebbe sì, mai di trovare nel territorio delle murge di sud est specie nuove, si pensa che in Europa ormai Sono tutto quello che c'è è, è tutto, invece no, siamo ancora in una fase di scoperta, questo ci dimostra quanto è importante tutelare questo territorio. Vedo che eh, molte pagine so, del, eh, sono, mh, riguardano anche delle cose completamente diverso, diverse come le masserie, eh, ci sono alcuni cenni storici. Quanto conta la storia nel racconto della natura e nell'indagine scientifica e quali storie può narrare questo territorio? Quello che mm, abbiamo cercato in qualche modo di, uh, di far capire al lettore, in, uh, inserendo le note storiche che solitamente sono rare nei libri di natura, è, è difficile trovare... Uh, veri cenni storici, piuttosto si parla di gestione del territorio. E quello che abbiamo cercato di, 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 di messaggio, che abbiamo cercato di inviare al, al lettore, è che la storia è fondamentale per capire l'attuale stato della natura. Cioè, non possiamo comprendere eh, perché quel territorio, in un determinato territorio ci siano determinate specie se non sappiamo cosa è successo prima. Certo. E eh, alcune testimonianze storiche che purtroppo, cioè che per fortuna e purtroppo rispetto ai tempi attuali non sono eh, state così d'impatto sul territorio come quelle invece dei tempi moderni, si sono preservate con grande splendore, anzi rendono questi territori ancora più interessanti da visitare. Abbiamo, troviamo tratturi eh, frequentati dai pastori fin dal 1500, eh, troviamo eh, masserie molto antiche, addirittura. Del 1800, ehm, addirittura eh, luoghi del brigantaggio, risalenti al brigantaggio, con monumenti. Abbiamo documentato in un'area un particolare, molto interessante, del tratturo Gioiese al confine tra il territorio di Gioia del Colle e Sant'Eramo. Gioia del Colle, diciamo, noi l'abbiamo utilizzato come punto focale per poi eh, distenderci lungo tutte le Murge di sud-est e quindi analizzare il territorio. E lì abbiamo trovato eh, questo monumento al Sergente Romano. Che è poco visitato, poco noto, pochi lo conoscono, ma è veramente interessante perché ci, ci si arriva attraversando un bosco di Fragno e di Leccio eh, molto antico, eh, camminando lungo questi che sono gli antichi territori, gli antichi sentieri della transumanza, quindi eh, rievocare un po' la storia per comprendere la bellezza poi generale, quindi la storia fondamentale come chiave per la comprensione poi della natura. Certo. Il libro, dunque, è un ottimo compagno di viaggio sia per le persone del posto che per i turisti che spesso si sentono abbandonati e persi visitando quest'angolo della Puglia dove non è facile trovare delle notizie. E la ciliegina sulla torta, però, è quel capitolo che riguarda le eh, analisi satellitari. Sì, sì. Ehm... Una piccola, piccola accenno, faccio un piccolo accenno a questo, ribadisco questo concetto. Purtroppo il libro eh, diciamo cerca di sopperire a questa mancanza, anche se ovviamente non può farlo in maniera del tutto completa. Purtroppo eh, quando un turista, mh, soprattutto quando un turista straniero, ma anche non so, il milanese o il torinese che viene... Ormai sempre più di frequente in Puglia a visitare i nostri territori perché eh, sono veramente di gran valore non soltanto per il buon cibo, per il mare, ma anche per la diversità di ambienti che eh, si, possono, si possono ammirare. Non trova spesso una macchina organizzativa molto preparata ad accoglierlo, trova eh, notizie frammentarie diffuse un po' nell'etere, quindi non c'è un'accoglienza, un una calda accoglienza. Quella che invece si ritrova in molti agriturismi, dove la gente viene molto Bene, coccolata. Dove si, eh, la gente che è abituata a, ai turisti chiaramente si comporta in certo. modo diverso. Diciamo che nell'entroterra siamo meno... Eh, abituati a questo e quindi eh, qualche ritrosia e qualche imperfezione della macchina organizzativa sicuramente c'è. Eh, tra l'altro in quella zona avete anche Montesannace che è un posto meraviglioso, un sito archeologico ma anche un sito naturalistico per cui è possibile eh, anche riscontrare della fauna e eh, anche le piante autoctone presenti sono di un certo interesse. Lo dico perché io in questo momento ci sto lavorando e sto lavorando per un progetto che coordino eh, Italia-Grecia, è un progetto di un milione e mezzo di euro e quindi cercheremo di fare qualcosa per...